c'è un ponte. È quella, è la tizia? E che ne so? Sai che se si rompe il ponte la bambina rimane da una parte, Luda? Beh, non penso, che sennò mi obbligava a prenderla. Cosa ne sai? Può darsi sia la strega? Ma non mi sembra la strega, perché la strega mi sembrava un po' più bella e bella cattiva. Poi quando sei vicino alla statua, girati che la vediamo. No, non è la No. strega. È troppo. Quella lì è troppo angelica. No, non mi dica che ci sono il labirinto, No, ma bellissimo però. Cioè, l'ambientazione è tipo le rovine di eh? Pompei. Abbiamo. Oddio santo! Ma che figata, è bellissimo. Stavo dicendo che non c'erano enigmi. Guarda, te ci Un faccio. labirinto. Labirinto, peggio ancora. Senta, Bello. io le tengo su qualcuno. Ah no, Ti ci sono i nemici. conviene? In teoria ci conviene ricordarci la strada, Vuoi vedere cosa mi tipo. conviene? No, che bastardi! Certo, perché uno non può mirare sotto, può sparare le frecce solo sopra. Ha senso. Ma dai, maledetti. Lascerò lì la tizia appena appena la porto Che poi, dietro. cioè, guardiamo dove andare per dove. Cioè, Ma dove. che è? C'è un fantasma! Cos'è quel robo? Oddio! Un coso che fa tanto male. Un kamikaze. Oh, andiamo all'avventura. E quindi adesso non possiamo più vedere dall'alto la situation. No. Sbagliato. Era di qua Ma il io. nipote di chi? Di Chiara? Chiara, cioè, scusami, Chiara, hai già un nipote? Cioè, sei Ma già aspetta, c'è zia? scritto Lara. Ha scritto Lara. No, ah, Chiara ha scritto ciao nipote. Ah, è il nipote di Lara. Ma aspetta, ma è lì che ci. Ma ci sta guardando il tuo nipote proprio? Come si chiama? Dici come si chiama? Io ho tirato con la bambina, ho tirato con lei, ma. Jacopo, ciao Ehi, Jacopo! Jacopo! Bene, anche questo è andato. Noi puliamo solo la zona. Eh beh, certo, lui pulisce la zona e la bambina ci fa Oh no! passare. Aiuto. Oddio. No! Allora para e poi ti allontani. Ah no, boh. Se no lo colpisce e poi ti allontani. Anche. Mio nipote ha 10 anni. Carino. Ma No, però no! aspetta, come 10 anni? Cioè, tuo nipote ha 10 anni, però ti ricordiamo che Miller ne ha 11 e Chiara ne ha 12. Quindi non è poi tanto piccolo. Cioè. Non riesco, sto giro mi sa che muoio. Troppo Potrebbe poco spazio. essere amico di Chiara e Miller. Io paro, spero. Cioè, ti mancava poco a morire. No, pochissimo no, però non riuscivo a muovermi abbastanza. Troppo stretto qua per combattere, come combattono in questo gioco. Sì, Chiara, te sei brava a disegnare. Ma oltretutto, Lara, ma l'hai visto quello che ti aveva fatto lei? Sì, l'aveva visto, visto che L'aveva era visto pubblico. poi? Sì, Cioè, sì, sì. quello lì era bellissimo. No, infatti sono coetanei. Sì, infatti. Potresti presentarli, magari diventano tutti e tre amici. Oddio, Fai! oddio. Sì, ce l'ha fatta. La Ok. stavo già vedendo spiaccicata per terra. Bello. È un cannone. No, un altro No, dai, cannone, cos'è che. Oh, lì c'è anche basta. una roba da aprire. Ah, qui devono essere in due. Come ci porto qua sopra il robot? Perché? No, e io che penso che devo fare? Adesso il robot è qua sotto. Dov'è? Dovrebbe essere Mamma là. mia, Ok, paura. lui deve andare di lì, fare tutta quella zona, salire di lì e poi arrivare di lì. Dove io poi dovrò usare il cannone. Ma dici che il Dopo? robot ce la fa da solo fin lì? Vediamo se riusciamo a colpirlo con la freccia. Dai, mi iscrivo così guardo i tuoi video. Vediamo. Anche se hai detto che li hai messi tutti privati. Perché li metti privati? Io voglio vederli. Infatti mi fa vedere soltanto le tue iscrizioni e basta. Non mi fa vedere i video. Senti, dicono che c'è amore nell'aria. Però una brutta notizia. Anche Un video c'è. Oh questo è Gerardo Montefusco. Ti mio giuro Dio! che questo canale è di Gerardo Montefusco. E io penso, Miller, che questo non sia tu. Penso vivamente che questo non sei tu. Però è davvero Gerardo Montefusco. Informazioni de iglas para concursu es escolas militares. Spagnolo. Resulucao prova de inglese e fom. Resculucao prova de inglese e sofom. Abbiamo scoperto che Miller in verità c'ha tipo. Quanti ce n'erano là dentro? C'ha tipo 70 anni e c'ha pure una pelazza in testa. Oh mio Tipo Dio. un buco. No?
Ed è pure spagnolo. No, non sono io, quello è un Quello vecchio. è un vecchio. È un vecchio, ma è spagnol. Non è spagnol, vecchio. È un vecchio con il buco in testa. È un insegnante, mi sa. Guarda il buchino. Mira il buco. Quello vecchio di me. No, dai, di merda no. Cosa ti ha fatto? Che cattiva era qui. L'unica sua colpa è che ha il tuo stesso nome. Ed è spagnolo. Però va che bravo. Cioè, te lo immagini uno di questa età che si mette a fare proprio delle belle spiegazioni? Col buco in testa. Cioè, guardate quanto è il tenero. Parliamone. Gerardo Montefusco. Eccolo qua. Ma dai, ma basta con sto robo, anche te. Aiutami qua invece di farla scema così sulle cose. Ma che poi io vorrei dire, ma dovrebbe anche cambiare parrucchiere, eh? Cioè, guardate già Passata da qui. da in alto. Dovrebbe venirsi a farseli da me i capelli, vedi come glieli faccio belli. Fai riporto. Dai, carino, sembra il mio vecchio Marpione Miller. È tutto privato. Ma Sì, tutto guarda. privato. Io l'ho visti i tuoi video spagnoli, altro che privato. Fortunatamente. Perché fortunatamente? Noi li vogliamo vedere adesso, siamo curiosi. Perché erano sceni, ma erano di te anche? Cioè, erano tipo, cioè, che tematica avevano questi tuoi video privati o sceni, che dici? Ocean Privat. No! Mamma mia, che botta! Un miracolo se rimani in viva! Viva. Se rimani in viva! No, non rimango in viva. Troppi, In vita! non si può No! muovere in questo posto. Ma no, Darko! Ma quello lì è tipo il creeper che esplode! Più o meno. Ma hai Con quello visto? stavo Ma hai correndo. visto che fa così sull'arma? Guardalo, eh! Aspetta, mettilo lì! No! Guarda, hai visto che fa così con la Hai manina? visto? Guardalo. Solletica Io devo l'arma. entrare là dentro, ma c'ho uno. Se mi colpisco, sono morto. Eh no, vatti tornare indietro a curare. Ecco, sei rimasto bloccato. Giammai. Toh. Maledetto, quelli sono tantissimi. Beh, uno lo colpisci con... Così esplode di fianco a quello. You are a genius. Ma... Non vale, oltrepassa i muri. No! Li puoi uccidere da quella distanza! Oh mio Dio! Non ci posso. Ci è Sì, ci è passato. passato. Ha fatto danno a tutti. Sei un genio. Sei un genio. Allora, abbiamo fatto una giocata di Mass Effect dove c'erano questi nemici, che adesso io non me lo ricordo il nome, erano tipo degli zombie che ti vengono, allora non fanno niente finché ti vengono vicino, poi ti vengono vicino, l'hai chiuso di là, poi ti vengono vicino e fanno una vomitazza che ti fa danno e ti avvelena, no? E allora abbiamo detto... No, poi Darko ha scoperto che praticamente tirando, facendo che Shepard tira un pugno così, poi i pugni lei li tira così tipo, vattene via, vai via, no? Tipo donnina che dà le Io ho ucciso sberlette. questo in modo figo. L'ho visto. Trollato. Tipo donnina che spinge via così. Praticamente lei fa questo gesto con la mano, questi qua vanno a terra, quindi non riescono a fare la vomitazza. E poi ovviamente tutti i nostri compagni gli tirano le mazzate mentre è a terra e ovviamente ci crepa. E abbiamo, dopo che abbiamo scoperto questo trucco, abbiamo continuato così per tutto l'episodio. Cioè, venivano Erano ammassi di questi i nemici. questi, magari due o tre insieme, facevamo così. Così una sberletta leggera, cadevano tutti e tre a terra e giù mazzate. Ma lui come è veloce a buttare giù la roba. Figata. Usare il cannone. E va. E infatti non come la bambina che ci mette 30 anni, La quella bambina impedita. no. E sto robo cos'è? Cos'è la sfera di cristallo? Sarà un oggetto che può usare solo la bambina. Grazie, ma la bambina non può venire qua. Come non È a detto. tempo. Ok. Che ci vuole?
Cos'è sto rumore assurdo? Salvataggio. Sì, ma ha fatto un rumore assurdo. No. Immaginavo. No, non è questo. È un'altra porta. Quale? Dai, non sei ancora chiusa. Quindi hai un... Giro, giro, tondo. Ti dà più tempo. Hai più tempo per arrivare dove. Comunque sì, a me piace questo gioco. Della serie, certo non lo stai facendo tu. Ti piace. Ce l'hai fatta, Darko! No, forse... Grande Darko! Bravo! Bravissimo! Cosa fai con la faccia? Dovresti essere contento che ce l'hai fatta. Non lo so, non dai soddisfazione. Uno riesce a fare tutte ste robe e poi non è neanche contento. Che soddisfazione c'è allora? Guarda, lì si scivola, eh. Io lo so che si scivola. Ah, che figata! Ma ti immagini se c'è uno scenario con la neve? Così siamo anche in tema natalizio. Hai visto? Che culo. Oh santo cielo, ho capito. Cosa c'è da fare? Solo il robot può vedere la strada. Quindi la tizia io dovrò guidarla immaginandomela la strada. Ho sbagliato. Vabbè. Meno male che sta parte te l'ha salvata. Immagini se dovevi rifarla. Mio Dio. Allora, quando oddio, ma cos'è quella curva adesso? Come faccio a fare? E io spero che non scivoli. No, comunque a me sto gioco mi ha sorpreso. Cioè, so che magari a voi non vi piace più di tanto, però no. Ti giuro, a me sta piacendo un macello. E quindi? E adesso quello? Oh no! Oh, grande! Grande Darko! Grande! Dai, comunque, direi che può bastare. Grazie Rico. Grazie per la buona serata. Grazie a tutti quanti e buona serata. Buona serata, notte. Ciao! Ciao ciao!